Dimo, c'è cosa? Ora arriva Nicoletta al suo mando. Buonasera a tutti e benvenuti all'ottava puntata di Finestra sull'Arena. Domani partita importante del Pisa in trasferta al Garilli di Piacenza. Commenteremo questo tema e anche tutti i temi della settimana con i nostri compagni di viaggio. Prima di presentare i nostri compagni di viaggio fissi, naturalmente, diamo il benvenuto al nostro terzo ospite in studio, Massimo Corsini di Punto Radio, Buonasera. che farà felice anche i nostri rispettivi seguaci del Botswana che ci ascoltano in Sì, questo certo, li salutiamo. momento. Ovviamente, oltre ai ragazzi del gruppo Botswana Grandemone, salutiamo anche tutte le pagine che ci ospitano. Quindi io sto con il Pisa, Pisa Sporting Club, Pisani in Versilia, Pisani al Nord, Pisa Olé e tutte le varie pagine che insomma sono felici di ospitarci sui loro spazi. E allora facciamo da destra, dalla mia destra verso sinistra le presentazioni con Simone Del Moro di appunto Radio Bruno. Buonasera. Buonasera, buonasera. Questa sera in stile Liberty, senza asta, senza microfono, sono molto mughini, mi sento. Una volta tocca a me, l'altra volta È tocca a te. E certo, è allora, certo. poi alla sua sinistra e alla mia destra Aurora Martiti di Pisa 24. Ciao a tutti, ben ritrovati. E alla mia sinistra c'è Gabriele Bianchi di Pisa Siamo Noi. Signori, buonasera. Eccoci qui. Allora, salutiamo subito anche quelli che sono intervenuti subito in chat con Massimo Bova che ci saluta e chiede subito la probabile formazione. Proveremo a fare sicuramente qualche, ci lanceremo in qualche pronostico tra poco. Poi Valeria Moriconi, salutiamo, e poi Valerio Nassi, Fra Ivancioni che saluta il colonnello Corsini. Grazie, grazie. Saluto Valerio io. Marco Castellano e Felice Foresta che dice stesso giorno, stessa ora con Michele c'è l'Aurora che si apriamo dopo cena la finestra sull'Arena, l'aspettiamo con pazienza, non possiamo fare senza. Beh, Che si può bello, andare via. Andiamo Bello. via, no, però potrebbe fare Bravo. concorrenza al nostro Leo Pisa, di cui poi in fondo leggeremo il Bravo Felice. pensiero. E poi salutiamo anche Cristian Pescioli, Francesco Giordani e Alessandro Petri. Allora, cominciamo subito con un giro di tavolo dal nostro ospite Massimo Corsini e magari anche da voi in chat che andremo a leggere su Alessandria Pisa. Una vittoria in un momento turbolento, una vittoria che serviva. Possiamo dire che l'Alessandria è completamente fuori dai giochi per il primo posto, ormai sono troppi i punti che ha di distacco, mentre il Pisa si è rianimato o no? Sì, no, dell'Alessandria ce ne frega giusto, sinceramente, no? Il fatto che sia fuori dai giochi ci interessa relativamente. Il Pisa si è rianimato nella settimana più difficile, tutto sommato, perché veniva da due risultati negativi, se consideriamo anche la Coppa Italia, e veniva da una situazione anche turbolenta in città, parliamoci chiaro, perché poi il Pisa non ha pochi punti in classifica. Però c'era malcontento dovuto a un gioco che non dava soddisfazione, dovuto a un allenatore che non era nelle corde della tifoseria. Anche un po' nelle nostre, diciamo la verità, Ma dai. io devo dire la verità, non ho mai avuto niente non ho mai avuto niente contro Gautieri. Io l'ho attaccato, tra virgolette, dopo la partita col Gavorrano, che secondo me ha fatto le scelte sbagliate. Gli ho dato 7 partite per provarci. Quando il Pisa ha giocato un po' meglio, l'ho detto. Ma sinceramente, che uno sia o meno gladiatore mi interessa relativamente. No? Se si ragionava così, Ancelotti doveva allenare la terza categoria perché è un pacato, e invece poi è arrivato dove è arrivato. Eh È sì. che a Pisa ci sta un po' sta fissa. Ha vinto tutto e più volte ce l'ha. Esatto, noi ci sta la fissa per gli allenatori che quelli sanguigni, e poi conta chi vince alla fine, Infatti. no? Siamo andati via semplici, molto schifati, e abbiamo visto dove è andato. Si adora Pagliari, che tutto sommato, insomma, con tutto il rispetto, ha vinto relativamente poco. Quindi non è che l'abbiamo attaccato quando c'era da attaccarlo, almeno io.
dopo la partita col Gavorrano era da attaccare, è stato mandato via, ora c'è pazienza. Credo che sia giusto dargli una chance, perché il Pisa Alessandria ha fatto molto bene. L'Alessandria ha fatto un po' il Pisa, perché se noi guardiamo le partite precedenti del Pisa ci ho visto molto dell'Alessandria di domenica scorsa, però il Pisa è bastato mettere insieme quei 3, 4, 5 giocatori nel loro ruolo, al loro posto, e la situazione è cambiata, perché Pisa giocatori forti ce l'ha. Non lo dico io, lo dicono un po' tutti, no? Chi segue la Serie C, chi segue la terza serie lo dice, il Pisa giocatori ce l'ha, andavano un attimino messi insieme. Con questo 4-3, il famoso amalgama. Sì, ma poi era proprio un tipo di gioco che io non vado a vedere i numeri, cioè 4-3-3 si può fare in tanti modi, no? 4-3-3 che faceva Gautieri in quella maniera, con quei tre giocatori in avanti spersi per il campo, non era idoneo. Pazienza, ha cambiato pochissimo. E ha fatto il 4-3-3 contro l'Alessandria, perché noi si dice che era un 4-4-2, è vero, in partenza era un 4-4-2, ma quando il Pisa aveva la palla Masucci si allargava e Eusepi si spostava a mezzo e Mannini saliva, non a caso. Comunque abbiamo parlato anche con qualcuno, detto i lavori eccetera, ci dicono un po' tutti la stessa cosa, ovvero che Pazienza non ha un vero e proprio modulo fisso, qui ha un po' più un metodo tra virgolette che abbiamo visto negli ultimi anni, forse con Gattuso, un modulo liquido, quindi un 4-4-2 che diventa un 4-3-3 e poi magari dopo diventa anche un 3-5-2, sì, come abbiamo visto il secondo tempo. No, ma infatti, ma io credo che il futuro del calcio sia questo, cioè il modulo rigido appartiene a un calcio che non c'è più, e non mi dispiace funziona per più, Gautieri, perché il calcio è diventato corsa, è diventato fisicità, è diventato rapidità di esecuzione. E essere ancorati a un modulo e usare quello tutta la partita in tutte le situazioni è sbagliato. Perfetto, allora grazie Massimo, io intanto sarò brevissimo, prima di dire la mia però ovviamente ci tengo a salutare anche Andrea Scaramelli, Paola Selmi che ci segue, la salutiamo. Ciao ovviamente. Paola. Poi Andrea Maggini, l'amministratore del gruppo Io Sto Con il Pisa. Oltre al presidente del mio gruppo polistico. Naturalmente, ovviamente. Organizzatore, maratone, fa tutto. Maggini è un vero e proprio deus ex machina di tutta la città, sportivamente parlando. Poi Cristian Pescioli che ci scrive: 9 partite senza allenatore siamo stati e sono stati fatti 16 punti. Se non era una squadra forte non li facevi, comunque c'è un allenatore esperto e possibilmente vincente. Per lui Toscano senza dubbio. Camilla Forcia, Nicolò Nuti ed Emanuele Luperi, che a Piacenza con pazienza si vince e a quel punto merita la conferma. Quindi insomma due opinioni un po' diverse. La mia è quella, diciamo, di cercare di capire poi qual è anche la volontà del Pisa, prima di tutto, perché in questo momento delicato giustamente la società non parla, mi sembra giusto, perché da una parte né può dare, credo, la conferma a tutti i costi a Pazienza, né dall'altra noi comunque ci risultano da fonti esterne, completamente esterne alla società, che ci siano comunque delle trattative in piedi per altri allenatori. Poi che ci siano fermati al contatto e le cose non siano più andate avanti lo capiremo anche dopo la gara con il Piacenza, però al momento, in questo momento forse è bene aspettare prima di parlare e vedere un po' i risultati dove portano in queste 2-3 partite, perché sono due gare importanti per il Pisa, prima quella con Alessandro, poi quella col Piacenza di domani sera e poi le prossime, anche perché siamo all'11ª giornata e diciamo tra un po' poi finirà anche il girone d'andata e si farà il primo giro di boa, il primo borsino della stagione. Adesso vado da Gabriele, anche tu un commento sulla situazione attuale del Pisa, della gara con l'Alessandria, che cosa ci puoi dire? La gara contro l'Alessandria, eravamo insieme prima dell'inizio, mi chiese alla radio come me la sentivo, io ti risposi, ti ricordi, o bene bene, sono partita, o male male. Fortunatamente bene bene per noi, male male per loro, perché loro peggio del Pisa che abbiamo visto quest'anno, una squadra loro attanagliata da mille paure, noi siamo stati bravi a fare quello che dovevamo fare, ovvero a zannare la preda e portare a casa una vittoria fondamentale, visto che poi davanti a noi hanno vinto tutti, quindi perdere l'ulteriore terreno sarebbe stato sanguinoso. Secondo me l'allenatore si è meritato una seconda chance in una trasferta difficile come quella di Piacenza, vero anche che era un filotto che a prescindere dall'esonero di Gautieri era già considerato complicato, se Pazienza riuscisse a uscirne con 6 punti diventerebbe poi anche difficile allontanarlo dalla panchina, soprattutto se domani oltre che al risultato
visti la prestazione che secondo me Alessandria è stata buona sia come squadra sia come propria interpretazione tecnico-tattica della partita. Se poi mi chiedi cosa è meglio per il Pisa, io ti rispondo che la palla di vetro non ce l'ho, ti rispondo che spesso i giovani allenatori, non è detto che ci vuole per forza il nome pesante, anche perché il giovane c'ha più la locura, come dicono in Spagna, no? È sì, quello che c'ha la lucida follia di... probabilmente sì, ma poi è un ragazzo che mi sembra abbia dimostrato di essere sostanzialmente una persona che ha capito che non deve essere integralista, che poi è quello che fondamentalmente ha pagato l'allenatore precedente, ovvero un ragazzo è partito con un 4-4-2 che poi, come diceva Massimo, in fase di possesso diventava una specie di 4-3-3. Poi quando Birindelli al 60esimo ha alzato bandiera bianca ha fatto quello che tutti si diceva dall'inizio del campionato: metti Sabotic, passi con la difesa a 3, i due larghi comunque vada in fase non possesso scendono, quindi diventa una difesa a 5 e porti avanti la partita senza snaturare la squadra. Però ci tengo anche a dire una cosa: secondo me ovviamente per la gara con Alessandria non è che si possa vedere, che si sia potuto vedere dopo due giorni la mano del tecnico, quindi diciamo che è stata più una vittoria, una reazione della squadra, non è tanto sì, un merito di pazienza, no, forse non mi sono spiegato. No, hai ragione. Dico anche quelli che intervengono in chat, no, per l'amore del cielo, io non leggo, sei tu quello il depositario dei messaggi. Okay. Certo che lui non può avere la bacchetta magica come qualsiasi altro allenatore che veniva preso e messo sul pullman, quindi aveva, che so io, un allenamento, la rifinitura, sì, insomma, niente. Io dico che fondamentalmente però ha dimostrato di, col materiale umano che ha a disposizione, usarlo in maniera maggiormente logica rispetto a chi c'era fino a due giorni prima. Diciamo che speriamo che ci sia stata data la sveglia, poi cosa sarà di questo Pisa di pazienza, della mano di pazienza, lo vedremo chiaramente domani perché ha avuto una settimana lunga. No, per poi parlare. Quello, scusami, quello che ha colpito di pazienza in questa partita, e io l'ho detto più volte in cronaca, è stato anche l'atteggiamento che aveva in panchina, cioè era un atteggiamento propositivo ma non invasivo, era un atteggiamento che dava tranquillità alla squadra, gli dava sicurezza, cioè ha avuto veramente un bellissimo comportamento, ci voleva una camera soltanto su di lui per raccontare la partita. Perché è stato, a mio avviso, impeccabile. Noi eravamo proprio sì, sopra davanti, di lui, l'abbiamo lui. Visto, lo vedevamo spesso. A mio avviso è stato impeccabile. Ha parlato tanto, ha parlato e non ha mai urlato. Bravo. Ha parlato tanto, soprattutto con chi aveva Masucci in primo tempo. No, qualche volta chiamava giocatori a sé, insomma, ha avuto un bellissimo atteggiamento. Comunque a me ci chiedono anche due cose, prima di passare poi a Simone d'Aurora sulla chat. Allora, Mattia Santino ci chiede, Polverini potrebbe tornare... Discuteremo anche del caso Modena. Noi abbiamo chiesto in giornata, io ho anche telefonato per capire com'era la situazione dei giocatori sotto contratto e soprattutto di Polverini, che è in prestito dal Pisa al Modena, se il Modena dovesse essere ritirato dal campionato, comunque ce ne parlerà poi nella sua rubrica Simone tra poco, Polverini tornerebbe automaticamente al Pisa, ma non dovrebbe essere possibile schierarlo comunque prima di gennaio, quindi il povero Polverini comunque va a perdere. Questo ci è stato detto da fonti ufficiali. Poi dopo mi sono informato anche io, ti dirò dopo. Vabbè, poi ne parleremo dopo. Però slot questo è libero che... ce l'ha per l'over, quindi volendo. Vediamo se è per una questione, capito, tu hai già iniziato la finestra di mercato chiusa con la maglia del e probabilmente questo non sarà possibile. È un'anomalia legata al discorso. Ne parleremo sicuramente con Simone, essere poi svincolato poi tra tutto sommato, sì, credo. Sì, sì. Non so. Poi ci chiedono se Pazienza ha fatto la conferenza stampa. Non l'ha fatta, come non l'aveva fatta la settimana scorsa. Sicuramente va contestualizzato tutto nel momento un po' particolare di limbo che si è configurato col Pisa. E Maggini si dice d'accordo con Bianchi: se vince a Piacenza, come fai a non dare mandato a Pazienza? Fa anche rima e dice bene. E poi parla degli allenatori di Romeo, insomma, fa tutto un discorso molto interessante, immagini, che poi rileggeremo tra poco. Intanto voglio il pensiero di Simone e poi Aurora, sei sempre la prima, ultimamente ora sei l'ultima, mi spiace. Vai Simone. Beati gli ultimi. No, vabbè, allora anch'io sono molto d'accordo con quello che è stato detto fino adesso. Sicuramente un Pisa diverso nel suo atteggiamento, un Pisa diverso nei suoi movimenti e nella carica e nella grinta che hanno messo i giocatori. Sono d'accordo su Pazienza, secondo me ha fatto la cosa più adatto, ovvero quello di fare un modulo molto semplice, di cercare in qualche modo di dare un po' di ordine in campo, ma il giusto, poi ricordiamoci comunque che stiamo parlando
di giocatori di calcio che comunque non è che se gli dai un modulo diverso da quello su cui si sono allenati non sanno cosa fare, cioè comunque sono giocatori che giocano a pallone da un po', quindi alla fine in base ai moduli, i movimenti li sanno, è un po' come l'operaio che gli cambia una macchina in una fabbrica. Faccio la domanda, io ho scritto nel mio articolo, siamo ripartiti dalle basi. Credo che sei d'accordo anche te. Sì, 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 ci eravamo sentiti poi alla fine anche dopo la partita, eravamo d'accordo su questo, sulle basi. Mi è piaciuto questo Pisa, mi fa riflettere anche un po' il fatto che comunque in tre giorni alcuni giocatori sono sembrati rinati. Tra virgolette, mettiamo una cosa molto importante in questa partita, i due attaccanti che sono stati fino a quel momento criticati, ovvero Negro e Eusepi ha fatto gol e Negro ha preso un palo, manca poco, fa un signor gol, hanno dato la risposta più importante, quindi dico nella stessa giornata i due attaccanti hanno dato una risposta importante, quindi vuol dire che forse lo dico io, qui lo dico e qui lo nego, forse non era scoccata quella scintilla tra la squadra e l'allenatore, per cui magari un cambio ci voleva anche a livello psicologico. Detto dimmi Gabriele. No, mi viene in mente il famoso concetto della cordellina, che è sempre stata una cosa che, voglio dire, è sempre esistita quando esiste il gioco del calcio, quindi non sarebbe stata nella prima né l'ultima volta che i giocatori non hanno reso con un allenatore, hanno reso con l'allenatore successivo, cioè. Esatto. No, ma infatti. Quindi sposo completamente il tuo discorso. Sì. E vedere dei giocatori che hanno fatto in due giorni da così a così, dà adito alla domanda. E finendo la mia considerazione vi dico anche che il 4-4-2, pur essendo il modulo più semplice in assoluto, è anche il modulo che ti dà possibilità molto più velocemente di cambiare durante la partita, perché il centrocampo a 4, secondo chi sono i protagonisti, gli attori in campo, possono passare tranquillamente a un 4-3-3, a un 3-5-2, cioè basta semplicemente che il centrocampo si sposti e si muova secondo le caratteristiche di alcuni giocatori, ed ecco che in un attimo passi a diversi moduli, quindi tanto semplice quanto malleabile. Grazie Simo. Allora, ovviamente salutiamo anche chi altro si sta connettendo: Lorenzo Giaconi, Francesca Mirabella, Francesco Pucci, Davide Abenheim e Luca Froli. E qui ti chiedo una cosa: allora, per partire col tuo pensiero, leggo Cristian Pescioli che dice: scegliere un allenatore in base al risultato di due partite equivale a non avere chiaro cosa sia il calcio, e sarebbe la cosa più sbagliata possibile. Quindi sembra un po' dare aspettare un po' cosa ci può far vedere pazienza. Tu che ne pensi? Ma senti, io penso che potrebbe essere una buona occasione per pazienza, perché è un allenatore giovane. Al momento ancora la sua impronta non può essere stata data alla squadra, sì, perché lo sappiamo tutti che chiaramente non può aver coinvolto i giocatori al punto da cambiare i risultati, però sicuramente, come dicevano anche Massimo e Gabriele, ha dato quella tranquillità emotiva forse che mancava, o che quantomeno era fondamentale in un momento in cui il Pisa doveva dimostrare qualcosa sul campo. Io credo che ad Alessandria sia stata la serata perfetta, perché non solo il Pisa ha ripreso il suo cammino, insomma, con una vittoria schiacciante dove non ci sono proprio dubbi su chi fosse la squadra più forte, ma la cosa importante, come avete detto anche voi, il recupero di un giocatore come Eusepi, perché per un centravanti non realizzare gol è una cosa pesantissima, cioè un aspetto veramente psicologicamente importante, quindi infatti anche al momento del gol siamo rimasti tutti allambito proprio il palo, c'è una forte emozione che finalmente si è sbloccata in positivo, quindi io direi che la serata è andata proprio bene, proprio anche sotto questo aspetto. Negro ha avuto un impatto sulla partita direi ottimale. E poi, come sempre, la squadra, insomma, si è ritrovata anche intorno a un De Vitis che è effettivamente... Scusate, non sto leggendo. Lo sapevo. Perché vedevo che ridevate. Era impossibile non ridere. No, cosa ridevate? No. Va bene, comunque, andiamo avanti, anche siamo noi professionali. Vabbè. E quindi direi che, come comunque, sempre... Se posso rispondere, secondo me no, a chi ha fatto quella domanda che non leggerò. Va bene. Da questa angolatura io direi di no, ma va non bene, dico altro. Comunque andiamo avanti. Pensiamo alle cose, quelle più importanti. Cioè a De Vitis, che ha sbloccato il risultato, secondo me uno dei giocatori veramente più importanti del
di questa squadra. Perfetto, abbiamo messo anche per avermi messo in estrema difficoltà. Torniamo che qui non c'è la pubblicità. Ne approfitto oltre per ringraziare il nostro caro amico Cioni per la sua domanda irriverente, per fare anche gli auguri al nostro amico Daniele Palla, che è diventato padre, mi sembra sbaglio, per la seconda volta, no? E quindi auguri. E quindi auguri ovviamente per questo, questo nuovo nato. Lorenzo, se non sbaglio. Sì. Perfetto. Pensavo Gennaro. Auguri anche al fratellino più grande a questo punto. Che si trova. E alla moglie. Infatti. E poi ovviamente vi state sbizzarrendo anche con i commenti, c'è chi Valerio Nassi dice hai raggiunto la promozione con un allenatore che non aveva gioco, quindi ben venga ora il gioco. Vaselli si dice sicuro, Francesco pazienza, sarà il nostro allenatore fino a fine campionato. Che però si chiama Michele. Sì, ho Francesco Vaselli per quello che ha fatto il commento. Ah, no, hai detto Francesco Pazienza. Lo so, l'ho letto male, ma magari il fratello di Pazienza. Esatto, dite, c'è un, diamo una chance, c'è un contendente. Fernando Orsini addirittura ci pone un interrogativo molto interessante che sicuramente farà anche sbizzarrire molto i commenti, quindi pazienza, in una partita ha demolito il lavoro della società da aprile ad oggi, una squadra costruita per il 4-3-3 è rinata con l'allenatore esordiente con 4-4-2 e ognuno ha il suo modo di vederla. Noi abbiamo parlato di modulo liquido, si continua a parlare di moduli quando secondo me lasciano il tempo che trovano, e forse è vero. E poi volevo dire una cosa, no? Prima non mi ricordo chi ha detto la società non può scegliere un allenatore basandosi su due partite. Io sospetto che la società la scelta in qualche modo l'abbia già fatta dandogli questa chance, non è che ha detto lo mettiamo lì poi vediamo se va bene andiamo avanti. Mettendolo lì per queste due partite la società la scelta l'ha fatta, cioè, ma guarda, ora vuol fare delle valutazioni e delle riflessioni dovute anche alla giovane età dell'allenatore, e quindi più che a come mette la squadra in campo alla reazione anche del gruppo, perché ricordiamoci che Michele Pazienza sta allenando dei giocatori che sono più vecchi di lui sotto qualcuno. E a livello professionistico non è una cosa che capita molto spesso, no? Quindi si creano degli equilibri diversi, probabilmente la società vuol soltanto vedere come il gruppo ha reagito a questo giovane. Poi per una volta, ragazzi, proviamo a pensare ad averci in casa un fenomeno, ma perlomeno un bravo allenatore. Sì, infatti, ma è uno che insomma si sappia ben mettere la squadra in campo, no Simone? Ah beh, assolutamente sì, ricordiamocela, non è proprio giovane come lui, però Inzaghi l'anno scorso ha vinto il campionato e insomma non è un anziano, cioè non è nemmeno giovanissimo per l'amor di Dio, però comunque è un giocatore cioè, da poco uscito del giro dei giocatori, ha iniziato a fare l'allenatore, cioè non è detto poi che un allenatore bravo sia necessariamente un allenatore di 70 anni, di 5, no. Di 60, cioè a volte uno potrebbe anche avere delle qualità e poterle tirar fuori immediatamente, eh. Cioè come non è detto che il bravo giocatore è un bravo allenatore, non è detto nemmeno che un allenatore bravo. Giovane non sia. E soprattutto quello che ha sempre vinto non è detto che venga qua e vinca, perché a volte no. Si va a cercare, si dice sì, ma lui ha vinto tre campionati, allora va preso, perché no, non è detto, non è scritto da nessuna parte. Come ora si sta... Braglia ce l'ha insegnato in qualche modo. Esatto. No? Notare la cosa interessante è come ora stiamo facendo un po' di dibattito noi, vedo che anche in chat c'è un po' di dibattito, c'è chi magari non è d'accordo e dice che la società ha perso un po' i contatti con la realtà, chi invece sta dicendo ma come, anche adesso non vi sta bene. Insomma, è tutto un discorso molto interessante. Tra l'altro il commento che vorrei leggere di Francesco Pucci: a mio modesto parere la squadra Alessandria appareva essere rinata sotto molti aspetti, quindi il campo era coperto in ogni reparto, i giocatori sapevano cosa fare e dove andare, e questa secondo me è la svolta più importante. Comunque vorrei in questo momento parlare anche della questione Modena di Polverini con Simone, quindi uno sguardo questa volta più che su altri gironi sulla terribile situazione del Modena, con cui possiamo fare un parallelismo con la situazione Pisa dell'anno scorso, giusto Simone? Sì, sì, assolutamente sì, perché al di là, ora guardando gli altri gironi, ci concentriamo questa volta su questo caso che purtroppo è il brutto epilogo di quello che poteva succedere a noi. Noi abbiamo avuto la fortuna lo scorso anno di salvarsi proprio all'ultimo minuto, e invece purtroppo il Modena non ha avuto questa possibilità. Il Modena che era stato acquistato da Taddeo, poi insomma una serie di problematiche a livello economico, fino ad arrivare a perdere addirittura le partite a tavolino per via dell'impossibilità di giocare nello stadio di Modena.
Purtroppo tutto questo è andato avanti in questi giorni, potevano esserci buoni sviluppi, invece non, che, cioè, alla fine la cosa va proprio all'esclusione del Modena dal campionato, in quanto il Modena non ha pagato i 170.000 euro che doveva al comune, per cui non gli è stato concesso lo stadio è il requisito minimo e indispensabile per poter avere, per poter giocare il campionato, quindi perdendo questo requisito non può disputare le partite, quindi non potrà più continuare. Faccio due domande su questo. Sì. Una ce la fa Bolano: a Modena non hanno la passione per i tifosi pisani, che effettivamente l'anno scorso, in quel momento in cui potevamo essere fatti fuori dal campionato, ci ha salvato anche il tifo, soprattutto il tifo della curva, no? E poi l'altra domanda che ti faccio è il caso Polverini. Visto che... Allora, infatti ci arrivavo. Dunque, intanto c'è da dire che il Modena potrebbe essere escluso direttamente, oggi ne parlavamo direttamente in FIGC, oppure sicuramente verrà escluso alla prossima giornata in casa, perché riceverà la quarta sconfitta a tavolino consecutiva e quindi dopo quattro sconfitte a tavolino matematicamente viene esclusa dal campionato, questa è una regola FIGC. Comunque vada, potrebbe essere estromissione prima. Detto questo, Taddeo ha cercato di scaricare la colpa molte più volte sui giocatori, anche perché diceva che aveva i soldi per poter, aveva 500.000 euro pronti per pagare sia gli stipendi che i soldi al comune, ma i giocatori non hanno voluto, volevano anche i soldi arretrati, insomma tutta una serie di cose inutili per cercare di giustificarsi. Quindi cosa succederà? Succederà che i giocatori verranno svincolati, tutti i tecnici verranno svincolati. E per quanto riguarda la possibilità di giocare, ti dicevo no, perché deve questa. Essere la FIGC, la federazione, l'ultima deve, parola aspetterà loro. Esatto, deve riunirsi per dare una linea guida per come avverrà il reintegro dei giocatori, perché effettivamente sono svincolati, quindi potrebbero essere trattati come veri e propri svincolati, però sono casi particolari in cui vengono dettate delle linee guida direttamente dalla federazione, quindi non è matematico che non può giocare o può giocare, dovrà essere la federazione a dettare le regole. Stesso discorso vale anche per l'allenatore, no? Perché si sa che un allenatore che in stagione ha allenato e viene esonerato non può trovare, esatto, un'altra occupazione. Nel caso di Eziolino Capuano, chissà, perché lui non è stato esonerato, gli ha chiuso il posto di lavoro, e quindi chissà se anche in questo caso la federazione gli darà una deroga per poter allenare se viene chiamato da una squadra in difficoltà. Esatto. La cosa che infatti questa era stata chiesta proprio a alcuni componenti della federazione, ma la cosa che io lo ripeto poi alla fine dà più noia è che alla domanda un vero cataclisma sportivo ancora si chiede: ma questi controlli ci sono? E le risposte sono sempre le solite: i controlli ci sono, ma dipende da come vengono fatti. È una situazione questa che mi fa diventare matto, mi dispiace soprattutto per quelle persone che perdono il posto di lavoro, sempre le solite cose. Però alla fine il caso Pisa non doveva essere, non veniva più fuori, è venuto fuori un caso Modena, e chissà negli anni cosa succederà ancora se davvero non si cerca di dare un giro di vite a questo tipo di situazioni. Ed è molto triste veramente, perché i calciatori troveranno sicuramente una strada, l'allenatore, ma c'è gente che lavora all'interno del club che probabilmente rimarrà disoccupata, non è, e questa è la cosa più grave ancora probabilmente. Tra pochissimo andremo anche a recuperare Alessandro Birindelli, con cui abbiamo l'appuntamento telefonico. Faccio una rapidissima incursione con la mia Coppa Toscana, perché questa settimana si è giocato Gavorano-Lucchese, con la vittoria del Gavorano sorprendente, prima anche vittoria in campionato, 1-0. Il pareggio del Pontedera con la Pistoiese vede nella nostra classifica il Gavorano sorpassare il Pontedera e raggiungere a 3 punti la Carrarese. In cima c'è sempre Livorno a 14 punti, secondo il Siena a 10, la Lucchese a 8 punti e il Pisa a 6, a quarto posto. Ricordiamo che questa speciale Coppa Toscana è una coppa che abbiamo fatto per vedere un po' come vanno gli scontri tra le squadre toscane, per vedere anche cosa ci dice questa classifica tra toscane in questo campionato. Pronto? Pronto Alessandro, buonasera, sei in diretta su Finestra sull'Arena. Sì, ciao. Buonasera Alessandro, allora grazie di aver risposto presente al nostro invito telefonico. Alessandro Birindelli, ex giocatore anche del Pisa, della Juve, della Nazionale, insomma
un volto noto del calcio italiano a tutto tondo, e anche babbo di Samuele, che sta facendo abbastanza bene nel Pisa, di cui sicuramente sarai orgoglioso, e questa è un po' la prima domanda che ti facciamo. Sì, no, penso che sia un ragazzo che si è presentato, insomma, in questa professione nella maniera giusta, con l'umiltà giusta, con l'attenzione, con la professionalità, forse anche oltre per quella che è la sua età, che ha solo 18 anni, però credo che sia un ragazzo che, come Giulio Favale e altri giovani, dove Pisa, ecco, può contare, può veramente, insomma, essere orgoglioso di avere all'interno di una squadra prestigiosa con ottimi giocatori, anche dei giovani che ha cresciuto nel proprio Uruguay, dove veramente era anni e anni che non si vedeva. Come la vivete in famiglia questa esperienza di Samuele, che insomma sta raccogliendo anche tante presenze importanti con la maglia del Pisa, quindi poi ovviamente oltre a crescere professionalmente, logicamente alla sua età come ragazzo del 99, anche il prezzo del cartellino salirà, e quindi questo è anche una cosa positiva per il suo futuro. Un po' la settimana tipo di Samuele, di Alessandro Birindelli, fuori dal campo, diciamo. No, guarda, noi in famiglia gli abbiamo sempre chiesto che come ragazzo della sua età, che doveva conciliare sia lo studio che poi l'attività calcistica sportiva. Lo sta facendo molto bene, con grande tranquillità, non perdendo equilibrio, ecco, perché alla sua giovane età, già lo scorso anno, aveva collezionato qualche presenza in Serie B, quindi sapete benissimo che per un ragazzo della sua età può anche portarti a perdere un po' di vista quali sono gli obiettivi principali o quello che è la strada maestra. Samuele in questo denota grande convinzione, grande diciamo anche per quello che è un fattore importante. Rimanere con i piedi per terra, sì, maturità, senza farsi sì, una grande maturità, senza farsi influenzare. Noi cerchiamo di farli vivere serenamente, come è sempre stato, come è giusto che sia. Poi ripeto, tutto quello che verrà starà a lui dimostrarlo. Poi ripeto, nel calcio ci vuole anche una componente fortuna, però questa fortuna bisogna anche andarsela a cercare. Lui in questo è convinto, in quello che fa, si impegna al massimo, e noi siamo contenti perché caratterialmente è rimasto il ragazzo normale, come è giusto che sia per un ragazzo della sua età, con le sue amicizie, con i suoi svaghi, e quindi per noi diventa, c'è tutto grande semplice. Orgoglio, diciamo, no? C'è grande orgoglio, ma però è una gestione, non è neanche una gestione, perché riesce a gestire i suoi spazi in una maniera corretta, quindi non ha bisogno di essere trasportato o di essere stimolato. Lui è convinto in quello che fa, e noi siamo tutti contenti e gli diamo il supporto da genitori e come famiglia, come giusto che sia. E infatti sono cose che o ce l'hai o non ce l'hai. Aurora, una domanda per Birindelli. Ciao Alessandro, buonasera. Senti, entro subito nel tema dell'attualità. L'ipotesi pazienza, secondo te, è una strada percorribile? Ma io credo che fino a prova contraria, o pazienza o anche la stessa riconferma di Gualtieri possono essere viste da ambo le parti come negative e positive, cioè una sua componente di positività e negatività. Quello che dico è che se la società deciderà di lasciare pazienza al suo posto, chiaramente dovrà essere forte nel proteggere questo ragazzo, che ha la sua prima esperienza, con tutte le sue qualità di grande professionista, perché lo ha dimostrato da calciatore, quindi ce l'ha, però sappiamo che in questo campionato lungo e estenuante ci possono essere anche dei momenti di difficoltà, dove ci può essere quel fattore di esperienza che lui molto probabilmente in questo momento può essere meno
meno sicuro o può avere meno sicurezze, dove può avere anche dei momenti dove la società in quel momento deve intervenire, lo deve proteggere. Quindi se tutto questo avverrà nella scelta di pazienza, io credo che potrebbe essere, può essere una scelta anche azzeccata, perché abbiamo visto che tanti giovani allenatori hanno fatto benissimo nelle loro prime esperienze. Ma ripeto, ci deve essere il supporto di tutti, il supporto della carta stampata, dei media, ci deve essere il supporto della gente, ma soprattutto della società, che se mai arriveranno dei momenti difficili dovrà essere bravo a proteggere la scelta che ha fatto lo stesso allenatore. Indubbiamente. Simone, grazie. Invece ha una domanda per Alessandro. Sì, ciao Alessandro. Ciao Simone. Senti, allora io ti volevo fare questa domanda un po' invece, dato che hai vissuto tutte e due le parti, cioè sia la parte del calciatore che vive l'esonero di un allenatore, l'arrivo di un allenatore nuovo, e sia come allenatore, perché comunque anche tu fuori fai l'allenatore, io ho avuto anche la fortuna di lavorare accanto a te per un anno, come si vivono questi momenti all'interno dello spogliatoio, sia dalla parte del calciatore e dalla parte del nuovo allenatore che arriva? Ma io, guarda, credo che per quanto riguarda il calciatore, quando viene via mandato l'allenatore si senta molto più responsabilizzato, nel senso che poi se andiamo a vedere i numeri, cioè Carmine Gautieri ha lasciato il Pisa non ultimo in classifica, quindi è una posizione, poi possiamo star qua a contestarlo perché ci poteva piacere o non ci poteva piacere, poteva far di più, poteva far di meno, però quindi i ragazzi sanno che devono far di più, perché sennò la società non andava a fare una scelta di questo genere. Quindi da parte del calciatore c'è maggior responsabilità. Da parte del nuovo allenatore c'è solo da far capire in fretta, e penso che in questo sia stato bravo pazienza, perché credo che sia entrato negli spogliatoi e abbia detto: ragazzi, se hanno cambiato allenatore vuol dire che qualcosa in più voi potete dare, perché non lo avete fatto. Sì, la scossa infatti impegno, è arrivata per questo. Sì. Infatti, ma non per impegno, perché la squadra, non li possiamo andare a dire non vi siete impegnati, la squadra si è impegnata, però a un certo punto io ho visto alcune partite, sembrava quasi o se si vinceva, se si perdeva, se si pareggiava, come se nulla fosse successo, e questo non va bene. E credo che pazienza invece un nuovo allenatore, perché io non sono negli spogliatoi, non sono all'interno, però io fossi in pazienza farei questo, cioè andrei a incidere sull'orgoglio dei ragazzi, sul farli capire che questo è un gruppo forte, è un gruppo che ha nei singoli della grande qualità, e al di là dei moduli, al di là dei numeri, delle posizioni in campo, tutti dovevano tirar fuori o devono tirar fuori qualcosa in più. Questo l'abbiamo già visto Alessandria, perché non era un campo facile, loro era quasi l'ultima spiaggia, perché comunque una squadra attrezzata per vincere il campionato, così come Pisa, Livorno e Siena, anche se Siena si è nascosta benissimo all'inizio del campionato, invece secondo me è una delle squadre più importanti, sia sotto l'aspetto tecnico, tattico, ma anche come singoli giocatori. Quindi questo penso abbia fatto pazienza, e speriamo di avere la riconferma domani sera a Piacenza. Intanto grazie Alessandro, ora ti facciamo un'altra domanda, se ce l'ha Massimo Corsini. Sì Alessandro, ciao, buonasera. Ciao. La mia domanda è più generica invece, visto che dell'allenatore se ne è parlato, dello spogliatore se ne è parlato. Secondo te, dopo 10 giornate, il Pisa ha i punti che merita o poteva fare qualcosa in più? Allora, secondo me ha i punti che merita, ma per un semplice motivo. Perché se io faccio un paragone di una squadra che è stata completamente rifatta quasi da zero, credo, o come comunque tutti vediamo, così come il Milan, prendo un esempio opposto di un'altra categoria e tutto, vediamo i problemi che può avere Montella, che è un grande allenatore,
con una squadra importante, perché la società gli ha messo a disposizione dei grandi giocatori. È chiaro che ci vuole un tempo per assemblare tutti questi giocatori, per cercare di capire anche quale può essere la migliore posizione, la migliore collocazione, cercare di creare un feeling tra tutti. E questo il Pisa lo sta facendo. Io sono sicuro che questa squadra qua, per adesso, può essere giusta questa collocazione, ma secondo me ha dei margini di miglioramento questo gruppo importante, e quindi questo a me fa sperare, e ripeto, non voglio togliere nulla e dare niente a nessuno, però credo che Gualtieri, al di là del piacere o non piacere, però non è che ci ha lasciato una squadra in una posizione di classifica veramente deficitaria. Cioè, poi si può dire Gualtieri poteva fare di più, io penso sì, però sempre col segno di poi, e poi bisogna trovarsi ad allenare una squadra, allenare un gruppo, le varie problematiche, giocatori quasi nuovi, tutti nuovi, un gruppo da ricreare un'anima, perché in un gruppo quello che conta poi, al di là dei numeri, ripeto, è creare un'anima che poi sia unica per un unico obiettivo tra calciatori, staff e società. E questo penso che il gruppo, siccome è un gruppo sano, l'abbia capito, e credo che da adesso in poi questo gruppo ci possa dare solo delle grandi soddisfazioni. Guarda, intanto ti ringraziamo Alessandro. Prima di chiudere ti leggo un messaggio di Sandra Fabbrini che dice: un saluto ad Alessandro Benedelli, grande persona. E poi c'è Ivancioni che ci chiedeva un po', ma questa è una domanda che ormai avranno fatto anche in tanti, però giustamente te la riproponiamo: a che punto siamo, diciamo, con la situazione un po' psicofisica di Samuele, per questo piccolo problemino che per il momento non è ancora diventato una cosa insormontabile, ecco. Allora, il discorso di Samuele è che noi è da un anno che stiamo lavorando per cercare di andare a capire qual è la causa, che poi può essere una, come possono essere tanti. L'abbiamo quasi rivoltato come un calzino, come si dice, no? Dalle vostre parti. E siamo quasi al dunque, però io dico sempre, ragazzi, stiamo sempre parlando di ragazzi di 18 anni che è stato catapultato nella realtà l'anno scorso di Serie B, dove ha giocato anche delle partite fondamentali, perché ha giocato Derby a Spezia, ha giocato in Coppa Italia col Torino, insomma. Anche emotivamente questo fattore può incidere. Quest'anno è ripartito abbastanza bene, sempre con questo problema che noi stiamo, tra virgolette, arrivando a quelle che possono essere le concause, e in giro di poco io penso, con la tranquillità, anche con il fatto della confidenza di giocare con i grandi, si possa risolvere. Non credo sia un problema insormontabile. L'importante, io l'ho detto a lui, e qui lo dico anche a voi, Samuele, entra in campo tranquillo e sereno, hai il supporto di tutti. Il problema è che Samuele si sente molto più responsabile rispetto a un altro, perché è pisano, perché vive sempre, se lui non lo dice ma lo dico io, con la figura del padre che ha giocato, quindi lui per la sua età è molto più responsabile rispetto a un altro giovane che è spensierato. Lui si sente pisano, lui è pisano, si fa il Pisa, e quindi giocare nella squadra della propria città, lo sapete benissimo, non è mai semplice, no? L'ho vissuto io con l'esperienza negativa che ancora me la porto dietro, purtroppo, perché da tifoso pisano essere retrocesso nella squadra della mia città ancora oggi mi rode e ci sto male, e quindi posso capire anche Samuele in questo momento quello che può vivere di bellissimo quando vince, ma anche come affronta le partite. E naturalmente anche la fortuna di avere un padre che ha esperienza nello stesso campo e lo può aiutare. Simone, lo congediamo con te e ringraziamo Alessandro Berindelli. Sì, vabbè, intanto volevo salutare Alessandro, un saluto anche a Samuele, e penso, come disse Gualtieri, la miglior cura è non parlarne, lasciarlo tranquillo, sì, sicuramente. Sono d'accordo. E quindi niente, volevo ringraziare Alessandro, e ricordando naturalmente della sua avventura al di là di allenatore nel calcio, e anche questa avventura nel calcio amatoriale con i campi sportivi di Zara, al quale ti si stai dedicando insieme a Giannini.
Sì, abbiamo iniziato questa avventura e speriamo di renderla ancora più grande con un progetto che abbiamo in mente, che però non vi svelo. Misteri. Poi ci dirai però. No, io spero di farvelo vedere, di svelarlo a cose fatte. Allora, grazie mille Alessandro Pinindari di essere stato con noi. Un saluto ovviamente grazie a tutti, voi. Anche quelli della chat che ci stanno seguendo. Ciao, buona serata. Buona serata a tutti. Ciao. Arrivederci. Allora, leggiamo un attimo di commenti e poi andiamo da Massimo Corsini. Allora, oggi è giornata di compleanno, a quanto pare, perché è compleanno del padre di Petković, che tra l'altro è in chat e ci sta leggendo. Toma Petković, li facciamo Toma gli Petković. Auguri. Poi il compleanno di Masucci oggi, è il compleanno dell'Arena Garibaldi, come ci ha ricordato il 26 di ottobre del 1919 l'Associazione 100 su Twitter. È il compleanno anche del calcio, hai scritto tu oggi, compleanno Massimo. Del calcio, sì, perché molti anni fa, era il 1863 se non vado errato, nasceva la Football Association. Sì. Si giocava già a calcio da diversi anni in Inghilterra, ovviamente, e 11 club londinesi decisero di trovarsi all'interno di un pub, guarda caso, in una tavern. Almeno 9-10 club londinesi sempre compongono la metà della Premier League, fra le altre cose. Eh no? Sì. Fra l'altro era anche abbastanza anomalo, perché invece al tempo i club più forti dell'Inghilterra non erano quelli londinesi. La capitale, Londra era la capitale, ma l'Inghilterra non era londrocentrica come adesso. I club più forti erano nelle Midlands, dove c'erano le miniere, quindi dove l'economia girava e c'erano i soldi. Però questi 11 club londinesi si ritrovarono al Freemasons Tavern e buttarono giù le regole del calcio, che per la maggior parte, salvo qualche piccola modifica, retropassaggi, infatti, sono quelle di oggi. E oggi hai condiviso questa targa tra allora, l'altro il tuo profilo. Proprio per questa cosa qui vi faccio una domanda che poi vi svelerò alla fine. Posso dirtela? Sì, dico, sì. È un quiz che lancio. Perché i giocatori di calcio sono 11? Non 10, 12. Ecco, no, io la chiediamo anche agli amici in chat. Le chiediamo, poi ve la cercate alla di fine. Non barare su Wikipedia. Però ovviamente, per chiudere quei compleanni, sì. Oggi ieri era quello anche di Mannini. Ovviamente. Ieri ne hai raccontati una sfilza, e oggi ne hai raccontati una sfilza. Domani sarà il compleanno di Romeo Coletani. È giusto. 27 ottobre 1922. Se non vale ricorderemo poi, ovviamente, anche l'anniversario della sua morte. È partita una musica, non si sa per quale motivo. Il compleanno di Aurora. No. Ricordiamo poi ovviamente anche la scomparsa di Romeo Coletani ai primi di novembre, e salutiamo anche Turbato Ciampanini, che tra l'altro fa anche complimenti a te, Aurora, direttamente. Noi. Però io a Michele questa cosa la devo dire, cioè qui fanno i complimenti a Aurora, tutti stasera. Quanti, a me, a Gabriele, a niente. Scusami, ma ci siamo visti anche noi, abbi pazienza. Ho lei capito, ma una ragazza che faccia un commento anche su di noi, brutto anche. Però vedi, a Massimo i complimenti glieli hanno fatti, hanno detto che voce era tua. Io inizio a essere geloso, veramente. Dai, sei geloso di Turbato, dai. No. Inizio a essere geloso dei commenti. Allora, andiamo avanti. In questo momento entriamo nell'argomento Piacenza-Pisa. Prima di dare uno sguardo sia ad Aurora Maltiti, che ci ha preparato attenti a quei due, quindi giocatori su cui stare attenti del Piacenza. Però leggi, il commento di Alessandro Petri, che dice: non sono 11, sono 15, perché le regole non l'ha fatte Lino Banfi, altrimenti sarebbero 15. Vince in assoluto, scusate. Diciamo, prima di ovviamente di dare la parola ad Aurora e a Gabriele con le loro rubriche, diciamo che cerchiamo di capire anche quelli che sono stati convocati di oggi, di Pazienza, rifinitura all'Arena, praticamente tutti convocati tranne Cuppone per scelta tecnica, è stato convocato anche Ingrosso, che mancava da un po' per un fastidioso problema alla caviglia. Vedremo poi, cercheremo di capire, faremo una domanda un po' a tutti su chi verrà schierato in campo, magari un toto formazione. Per Cuppone ovviamente abbiamo chiesto alla società oggi, abbiamo telefonato per capire se fosse infortunato, se stesse bene, e chiaramente ci hanno risposto che il giocatore era semplicemente scelta tecnica, quindi niente di grave per il ragazzo, che sarà comunque a disposizione, avrà come tutti il suo momento. E allora, Aurora, allora, chi sono questi giocatori del Piacenza da cui guardarci? Allora, innanzitutto il Piacenza è reduce da una giornata di riposo, quindi ha già riposato, ha disputato 9 partite, 13 punti,
4 sconfitte, 4 vittorie e un pareggio, questo a far capire, a sottolineare appunto che come sia una squadra appunto che ha ad alti e bassi e ancora non ha trovato la quadra, anche perché ha cambiato molto e quindi è una squadra ancora, diciamo, in divenire. Fra i giocatori sottolineano l'attenzione di questa rubrica, ho pensato di selezionare Alex Pederzoli, classe 84, un centrocampista che ha una discreta esperienza anche in cadetteria, nel Gallipoli e nell'Ascoli, circa 70 presenze, e poi anche in Pavia, Pordenone e Venezia. Una curiosità, è figlio d'arte del difensore William Pederzoli, che giocava anch'esso nel Piacenza, e Alex Pederzoli è nato proprio a Piacenza durante l'esperienza del padre, quindi è legata alla città e di conseguenza sicuramente metterà qualcosa in più. Un altro giocatore che ho pensato di selezionare è la punta centrale, classe 92, Niccolò Romero, ex Savona, Pavia e Feral Pisarò, un giocatore che ha 10 anni di Serie C alle spalle, quindi ha una discreta esperienza, e la caratteristica sua più importante è quella di essere alto 2 metri. Questo per un centravanti potrebbe essere anche un elemento positivo, soprattutto di stare attenti sui calci d'angolo, perché appunto è un giocatore molto alto che può mettere in difficoltà i nerazzurri. Attento anche lui alla traversa, perché perfetto. Antonio ci chiede di nuovo di Pollevini, col fallimento del Modena se ritornerà a disposizione del Pisa. Ne abbiamo già parlato, come abbiamo detto, secondo me prima di gennaio non potrà essere utilizzato, però sarà la Lega comunque a decidere sui giocatori che si svincolano dal Modena, che saranno di nuovo liberi e che ritorneranno in caso di prestiti nelle loro squadre di appartenenza. Credo però, Simone, che Ivancioni abbia risposto giusto alla domanda. Quasi, ecco, praticamente, infatti volevo dirlo, ha quasi risposto giusto, perché il calcio nasce come sport di aggregazione in questi collegi inglesi, dove c'erano queste camerate fatte da 10 alunni più il capo, il responsabile della camerata, che era l'undicesimo giocatore, quindi poi si è tradotto in giocatori e capitano. Il capitano non è annientato. Non dire camerata vecchio, troppo forte, se no arriva lo Tito in studio. Camerate sono i cameroni, così, come le chiamate, camerone. Si chiamavano così, però non è che io le posso inventare. Ora poi è stato adottato per un altro tipo di associazione politica, però prima si chiamavano così. Quindi bravo Ivancioni, che ha praticamente indovinato i ruoli, però comunque sono quelli lì. Ecco perché 11 giocatori. Allora, andato su Google, Chi lo sa? No, il Mancione è un passo avanti. Sergio Monti ci saluta, e per quanto riguarda invece Gabriele, facciamo un po' un precedente illustre di Piacenza Pisa. Aiuto, casca anche il microfono. Coraggio. Dicevo, no, è un campo dove purtroppo non abbiamo mai avuto bene, soprattutto negli ultimi 20 anni, di precedenti ce n'è tanti e quasi tutti funesti. Sono andato a quello più recente, era il secondo anno di B, quindi era 2008-2009, era dicembre 2008, l'ultima partita prima di Natale. Venivamo, era il Pisa di Ventura bis, era un Pisa che era partito male, si era risistemato un po', veniva da 3 vittorie consecutive, di cui l'ultima una partita splendida, forse la più bella di quell'anno lì, un Pisa Parma all'Arena 2-1, l'Arena che ribolliva di tifo, fece ancora dunque il passo in vantaggio il Parma su rigore di Lucarelli sotto la Nord. Ah, è vero. E nel secondo tempo fecero gol Braiati di testa su cross di Degano e Joelson su tiro di Degano, rispinse il portiere, Joelson ribadì in rete. Ho avuto un Quando hai detto Degano e Joelson e riandammo, diciamo, io mi ricordo soprattutto la gara di ritorno, che lasciamo perdere. C'era anche da Birindelli, sì, riandammo, c'era anche lui a quella partita lì, che poi andammo alla vigilia di Natale a Piacenza a ridosso delle prime, dove loro erano in crisi nera, doveva essere una di quelle partite da noi 3 vittorie, eravamo in tromba, siamo in Serie A e tutti i miei discorsi. Invece facevamo una partita in vereconda, perdemmo 1-0, gol di Guzman. Aspetta, il meglio deve venire, dimmi. Sbagliando oltretutto un calcio di rigore al 92esimo, 93esimo, sì, con Greco, su ribattuta di Cassano, che era il portiere, e Buzegoli che disintegra la traversa con un tapin da 3 metri, prende la traversa, niente, perdemmo 1-0, e diciamo furono le prime avvisaglie di quello che poi fu tutto quel campionato, che ogni qualvolta c'era l'occasione di
noi la perdevamo e poi finì in maniera come tutti, no, a quel tempo non, nessuno parlava di un'eventuale retrocessione barra fallimento, quindi insomma fu un momento brutto di quell'anno lì. A Piacenza ricordo anche, speriamo porti bene al figlio, un 3-2 del 92, tripletta di De Vitis, padre di Alessandro, attuale... chissà che non ci porti bene questa infatti volta. Speriamo che lui il padre lo sa come si fa gol a Piacenza, per figlio a me Alessandro ci ha fatto vedere che sa anche lui come farlo, eh. Comunque l'abbiamo spostata in Piemonte in Piacenza, sempre contento. È vero tra l'altro, Felice Foresta, così almeno Gabriele siamo contenti, ha scritto una cosa anche su di noi con Simone e Gabriele. La finestra va a gonfie vele, sempre precise e puntuali del calcio, veri intellettuali. E poi grazie. Ci sono due battute da leggere, oltre a fare complimenti a Felice Foresta, e tra poco lo metteremo in contrapposizione con Leo Pisa, attenzione. C'è un campo che a noi dice bene, chiede Alessandro Petri, quello di Zamba risponde Cristian Pescioli, però sì, la battuta forse sì. A quattro mani. E poi Riccardo Ciampi che dice le statistiche sono fatte per essere stravolte. Sì, no, ma per l'amor del cielo, però ripeto, vai a vedere, ho visto per gli ultimi precedenti, abbiamo perso anche contro la propria scienza quando ci andammo l'anno di Braglio, cioè proprio il Gariglia a noi non piace. Di quell'anno ci ricorda Emanuele Luperi che la più bella fu quella senza dubbio con l'Empoli, a Empoli, quella vittoria fantastica, però, e lì fu la migliore gara anche di Bidone. Però quel Pisa-Parma, ragazzi, un Parma, se ve lo ricordate, Guidolini in panchina, c'era Leon, c'era Lucarelli, una squadra da Serie A che giocò in B per ti ricordi come arrivò Lucarelli anche all'Arena, te lo ricordi? Sì, ma è sempre stata una persona che ha sempre avuto rispetto. Sì, sì, vabbè, fece gol, tornò indietro, andò a portare sotto il suo settore, cioè ce ne fossero me Cristiano. Infatti. Tra l'altro, visto che parliamo di campi, una cosa, una sorpresa per tutti voi, a volte mi chiedo, ma questi campi, i nomi, perché sì e perché no? Allora, quando giocheremo fuori, due battute al volo sul perché di questi stadi. Ad esempio, lo stadio in cui andiamo si chiama Leonardo Garilli, perché è stato intitolato al presidente del Piacenza, ingegner Leonardo Garilli, scomparso il 30 dicembre 96, che fu autore dell'ascesa della squadra dalla C2 fino alla Serie A. Una curiosità. Mi ricordo tra l'altro di quel Piacenza degli anni 90, che era sempre chiamato come l'unica ultima squadra di italiani della nostra massima serie. Allora andiamo a vedere un pochino anche il prossimo turno, il Pisa all'anticipo, Piacenza-Pisa, che potete seguire in TV o su SportTube o eccezionalmente su Sport Italia. Sport Italia. Anche poi SportTube non va, infatti per chi non vuole vederlo su SportTube è l'ottima occasione, però chiaramente potete anche ascoltarlo. Abbiamo due esponenti qui, o su Punto Radio oggi con Massimo Corsini, il diritto di cronaca, oppure Simone, ce lo ricordi tu in questo momento? Su 103, su Radio Bruno, naturalmente, con Andrea Orsini. Perfetto, quindi siamo bipartisan in tutto questa e poi sera. E vabbè, le interviste mie, però quello lo racconto dopo, io vengo dopo. Ovviamente. Allora, le altre partite sono Pontedera-Gavorrano, partita veramente di alta classifica, poi Gian Erminio-Alessandria, Livorno-Propiacenza, Pistoiese-Prato, che insieme a appunto Pontedera-Gavorrano e Lucchese-Cararese fanno la nostra Coppa Toscana, Siena-Monza, Arezzo-Viterbese e Arzachena-Olbia. Questa sfida Pisorno-Piacenza, quindi, no? Sì. Pensa un che po'. C'è. Allora, andiamo a vedere, invece andiamo a leggere il pensiero di Leo Pisa, lo condividiamo un attimo per tutti. Allora, leggiamolo, mettiamoci nel mood giusto. Sbatte una porta, non riesce a stare aperta. Ci provo, la blocco con un contrappeso, ne sbatte un'altra. Ci rinuncio. Spifferi, corrente, volano foglie. Vorrei leggere il giornale, non c'è versi, non riesco a tenerlo fermo sulla pagina del Pisa. In barba al nervosismo crescente preparo la moca, ma anche il fuoco e il ballerino, troppo riscontro. Giro per tutta la casa, devo capire la ragione di tutti i mani, ma non la trovo qui. Esausto mi arrendo, poi all'improvviso capisco. Sull'arena, quella famosa finestra finalmente aperta tira una certa aria nuova. Mi rilasso e mi consolo, bastava forse avere un briciolo di pazienza. E grazie quindi a Leo Pisa, che come al solito ci delizia.
Però Ivancioni aveva scritto proprio mentre lo stavo leggendo: fatelo leggere a Corsini, troppo tardi. No. Beh, la voce radiofonica del Corsini. No, ma c'ho passione per queste cose. Quindi no. Bene, tu lo leggi a te. No, ma poi c'è abbiamo un bottone qui sotto che ti cambiamo mondo, e noi ce ti cambiamo, tipo premo e te leggi le Pisa. Sì, ovviamente. C'è la modalità. Direi, ragazzi, che ormai siamo ai saluti di rito, perché abbiamo parlato di tutto e di più. Sei finito? Posso dare una freccia? Prego. Una frecciatina, si dice così? Prego. Spero che, se il Pisa va bene domani sera la partita e vince, che nel cerchio dei giocatori lì nel mezzo al campo ci sia anche pazienza questa volta. Magari è stata scelta sua, magari no. Io credo che sia stata una scelta sua, oggettivamente. Ho questa sensazione. Va bene. Allora, lanciando questa domanda esistenziale nell'etere e nei social, ovviamente noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Se vi è piaciuta la trasmissione, come sempre, potete mettere un like al video, alla nostra pagina Finestra sull'Arena, ed eventualmente condividere dove volete, sui vostri profili, sui gruppi, la nostra trasmissione. A noi chiaramente ci fa piacere e ci aiuta ovviamente a crescere. Un saluto quindi al nostro ospite numero 3. In studio Massimo Corsini. Grazie davvero, è stato un piacere. A Gabriele Bianchi del Pisa Siamo Noi. Signori, a giovedì prossimo e domani sera a chi vedrà Piacenza Pisa. Ovviamente ci hanno scritto anche gli amici di Io Sto con il Pisa, che anche loro, i vari amministratori, andranno insieme con tutti i tifosi, organizzati, non organizzati, allo stadio di Piacenza. Salutiamo anche Simone Del Moro di Radio Bruno. Un saluto a tutti voi, naturalmente domani sera dalle ore 20:30 sulle frequenze 103 di Radio Bruno, la cronaca della partita, poi le interviste e così via. Grazie a tutti. Salutiamo Aurora Martini. Un saluto a tutti e speriamo domani sera di vedere il bel calcio che abbiamo visto ad Alessandria. Di Pisa 24, io saluto anche voi, leggiamo gli ultimi commenti. Leo è un grande, dice Giaconi, addirittura mi scrive che io ho letto come Vittorio Gassman, non esageriamo. Sergio Monti, ovviamente grazie, bravi, mi siete garbati. Emanuele Luperi si lancia in un pronostico: Piacenza 0, Pisa 2, Masucci, Gucher, e fra i Vancioni solo punto radio, per noi anche Radio Bruno però, ovviamente. E buonanotte a tutti, allora, no? Poi domani c'è anche Gabriele Bianchi, che la seconda voce. Tra l'altro diciamolo special guest. Tra l'altro diciamolo, e ci tengo particolarmente, per chi non lo sapesse, che tra Radio Bruno e punto radio c'è un'amicizia veramente particolare, perché... Ah sì? Sì. No, ma come, dovevamo far finta di... Ah no, va bene. Allora. No, è vero, ha ragione, ha ragionissima. Perché a volte ci mettono contro, invece non... No, assolutamente. Nulla a te. Allora, signori, buonasera a tutti, alla nona puntata la prossima settimana, giovedì prossimo, forza Pisa. Ciao a tutti. Si fa la foto. Ops.